Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Io pensavo di iniziare subito questo video con la scena del telefilm che poi vi nominerò tra i preferiti del periodo, però mi sembrava inadeguato iniziare subito con qualcosa di così leggero quando in realtà la situazione è un po' quella che sappiamo tutti. Io ero indecisa se girare il video o no, cosa fare, qual è la cosa giusta da fare in questi casi. Però io vedo che è piacevole vedere magari un po' più spesso quelle persone che ci fanno compagnia di solito. Io guardo magari qualche diretta in più su Instagram, che ce ne sono una marea in questo periodo. Guardo le storie, guardo un po' i video e fanno un po' di compagnia e fa compagnia magari vedere quelle persone che di solito vediamo in maniera magari un pochino più sporadica. E quindi ho pensato di continuare comunque a fare i miei soliti video, la mia solita programmazione. E volevo appunto iniziare con i preferiti, che ormai sapete che non sono i preferiti del mese, ma sono un po' i preferiti del periodo, perché non riesco più ad avere la costanza che avevo prima. Partiamo con il libro. Allora, ho letto diversi libri dall'inizio dell'anno, voi lo sapete perché vi ho fatto un video dedicato, però il libro più bello è quello che sto leggendo in questo periodo, perché anche su Instagram, dove di solito magari spendo due parole alla fine del libro, non sono riuscita a trattenermi, ne ho già parlato, anche se sono a metà. E il libro in questione è Storia della nostra scomparsa, di questa autrice cinese, penso sia cinese, che non provo neanche a pronunciare. È un libro che mi sta lacerando come non mi succedeva veramente da tantissimo, tantissimo tempo. Io mi ricordo che mi sto comportando con questo libro come mi comportai con Una vita come tante. Anche là c'erano dei capitoli perché seguivate le vicende di diverse persone e quando c'era il capitolo di uno dei protagonisti io contavo le pagine per vedere quanto durava perché era talmente doloroso che non vedevo l'ora di arrivare alla fine. E qui è la stessa cosa, qui segui le vicende di una donna che adesso è anziana, ma che era ragazzina negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, è ambientato a Singapore, quando Singapore venne presa dai giapponesi. E lei viene rapita dalla sua famiglia e viene fatta diventare una di quelle che venivano definite donne di conforto. Erano delle case in cui i soldati abusavano delle ragazzine, in pratica. E quando ci sono i capitoli in cui lei è giovane, io conto le pagine perché sono talmente devastanti che davvero non riesci neanche a prendere fiato. Ed è un po' la sensazione che avevo con Una vita come tante, e anche questo è bellissimo. E se continua così, sono a metà, sarà il mio primo 5 stelline del 2020. Film, allora, qui io ho visto un film che voglio citarvi. Anche se non posso dire che mi sia piaciuto, non posso dire che non mi sia piaciuto, è uno di quei film che rimani interdette, basita fino alla fine della pellicola, chiedendoti: oh mio Dio, cosa ho visto? Allora, io ho capito il senso del film. Il film in questione è Madre, un film che ha fatto parlare, diviso la critica cinematografica. È un film che fa riflettere, è uno di quei film che ti fermi e a pensare a quello che hai visto. Non è un film che consiglierei assolutamente così con leggerezza perché è veramente particolare, ha delle scene molto crude e trae piena ispirazione dalla Bibbia, è una sorta di allegoria, metafora, una rivisitazione, chiamatela un po' come volete, della Bibbia, però è veramente tosto come film, però è estremamente particolare, uno di quei film che ti restano dentro e quale pensi anche nei giorni successivi. Serie TV, qui il tasto dolente. Ho visto tante serie TV in questo periodo, ma se devo citarne una, ragazzi, io non posso non citare l'ultima stagione di Big Bang Theory. L'ho vista, è già uscita da diverso tempo, io sono riuscita a recuperarla solo adesso. Big Bang Theory è uno dei miei telefilm del cuore, è veramente nella mia top 3 dei telefilm preferiti di sempre. Per me loro erano una famiglia, mi sentivo a casa, io li adoravo, li ho sempre adorati. E l'ultima scena in cui sono seduti tutti al tavolo, lì sul divano, che è la scena classica che si vede sempre, e c'è la sigla a rallentatore. Beh, lì ho pianto tutte le mie lacrime. A parte che dopo 12 stagioni non ho ancora imparato la sigla, non so ancora cantarla. Our whole universe is in a hot dance, dated nearly 14 billion years ago, an expansion started. Wait! The earth began a cold, the antidrops began a journey, and developed a juicy ball, the wall, ball, the pyramids, mass and history, unraveling the mystery, all start with a big bang bang!
ho pianto tutte le mie lacrime. Poi andiamo un po' sui prodotti. Allora, tanto prodotto del mese, quindi proprio come prodotto di cosmetico, skincare, io vi faccio vedere una marca di smalti che io non conoscevo. L'hanno regalata a mia mamma, è andata in un negozio di prodotti per parrucchiere, per estetiste, ha comprato la tinta e le hanno regalato questo smalto. Beh, il migliore che io abbia mai provato come stendibilità, come durata, come colore, una marca che io non conoscevo e quando l'ho mostrata su Instagram, due o tre ragazzi mi hanno detto che usano la versione semipermanente di questo smalto e che anche loro si trovano benissimo. Lo smalto in questione è questo che si chiama La Jolie, spero che si pronunci così, poi mia mamma gliene hanno regalato uno, poi è tornata e gliene hanno regalato anche un altro. E quindi questi due smalti sono bellissimi, hanno una stendibilità, una durata pazzesca, veramente una delle marche migliori, se non la migliore che io abbia mai provato. Acquisto, qui devo farvi vedere una cosa bellissima, ve la farò vedere bene quando inizierò ad usarla, in modo da farvi vedere un po' come pensavo di organizzarla, strutturare il tutto, e ho comprato il Midori. L'ho preso su una pagina, su un sito che si chiama Craftelier e ho preso la marca della Webster. Il Midori è una sorta di agenda, anche se chiamarla agenda non è corretto perché nasce come travel journal, quindi è un'idea tutta giapponese per creare una sorta di diario di viaggio quando ci si sposta. La mia idea però è diversa. Allora, intanto è questo. Ha questo elastico che tiene fermi i quaderni che sono all'interno. Voi potete mettere all'interno di questa sorta di custodia, chiamiamola così, fatta in questo modo, vedete? Ha degli elastici interni, ma potete mettere all'interno quanti quaderni volete. Io pensavo di strutturarla con tre quaderni che ho comprato, perché questo che c'era in omaggio non lo userò, non credo, perché comunque è bianco, non ha righe nei quadretti, io mi trovo molto meglio con una griglia. E quindi ho comprato tre quaderni, ho preso questi che sono a quadretti o con i puntini, che è questo tipo di, non so se si vedrà mai niente in telecamera. Questo tipo di struttura e cosa pensavo di farlo diventare? Pensavo di farlo diventare un reading journal, quindi un quaderno diventerà una sorta di lista dei libri che ho letto con il giudizio, ho comprato anche degli sticker che sono la fine del mondo. Un quaderno diventerà quello con i miei pensieri, le mie annotazioni, quindi dedicherò una pagina per libro, quindi con una specie di piccola scheda libro in alto e commenti, annotazioni, citazioni nella parte centrale della pagina. E un terzo quaderno invece volevo dedicarlo alle serie TV. Tutti questi saranno poi conservati all'interno di questa sorta di custodia, che è insomma il Midori vero e proprio, che ha anche queste sorte di taschine laterali e una tasca più grande da questa parte. I quaderni poi vengono tenuti fermi con questi elastici e potete portarli tranquillamente o tutti con voi quando vi spostate o potete portare via anche il singolo quadernino in base alle necessità. Comunque, ripeto, vi farò vedere meglio quando inizierò ad usarla, come pensavo di strutturarla, gli dedicherò un video a sé quando appunto avrò iniziato. Sto continuando a procrastinare perché ho paura di rovinarla. Io sono brava ad avere idee. E poi quando voglio concretizzarle però sono una cipa perché non ho senso artistico, non ho una bellissima scrittura, non riesco a creare qualcosa che sia graficamente molto carino, quindi ogni volta continuo a comprare, compro stickers, compro penne colorate, compro cose e poi non ho mai il coraggio di iniziare ad usarlo. Quindi per ora sto procrastinando perché mi devono arrivare anche delle penne perché voglio una penna con il tratto sottile da 0,3 e però appena mi arriverà proverò e se viene fuori qualcosa di decente ve lo farò vedere. Poi, novità, vi cito una novità in ambito cinematografico perché uscirà, ho letto, il prequel di Orphan. Allora, Orphan è uno dei film dell'orrore, orrore, più belli che io abbia mai visto. È strutturato molto bene, molto particolare, non è il classico film con storie di fantasmi, case stregate, è un film un pochino più psicologico. È il film, uno dei film, secondo me, con il colpo di scena finale più della Madonna che io abbia mai visto. Ho fatto un video tanti anni fa con i film con i più grandi colpi di scena finali, casomai ve lo lascio qua, l'ho fatto veramente tanti anni fa e l'ho messo nel grande calderone insieme per esempio a Seven o a un altro giapponese che non mi ricordo, e ha un colpo di scena finale della Madonna e chi lo ha visto sa a cosa mi riferisco e quindi capirà quanto io sia gasata dall'idea che uscirà appunto che uscirà appunto Esther, che sarà il prequel di Orphan. Mentre in ambito letterario vi dico che la Gribaudo farà uscire altri due volumi di questa collana meravigliosa che spero di collezionare. Non dico tutta, ma buona parte, prima o poi è la collana delle grandi idee, si chiamava così?
Grandi idee spiegate in modo semplice. Io ho quella dedicata alla filosofia, che è una materia che avrei sempre voluto approfondire, e questa che mi hanno regalato Tania e Francesca, dedicata al crimine, perché insomma sapete il mio lato creepy. Usciranno per la Gribaudo in questa collana il libro dedicato ai film e il libro dedicato alla matematica. Anche lì io non sono mai stata una grande cima in matematica, me la cavavo bene, non ero una di quei geni che la capivano subito, però mi ha sempre affascinato, un po' come l'astronomia, un po' come le scienze. Sono sempre stata una persona estremamente curiosa, mi piace imparare, capire, scoprire, e quindi anche il libro della matematica mi attira un poco. Quindi sappiate che per la Gribaudo usciranno altri due volumi di questa collana che secondo me è meravigliosa. E poi ragazzi, torniamo anche con la vostra sezione preferita, cioè quella dedicata alle storie creepy. Allora, io vi ho parlato in questi anni di case stregate, case infestate, case dannate costruite sopra cimiteri. Questa volta vi parlo di una casa invece molto particolare. Si trova in New Hamburg, a New York, vicino alla stazione ferroviaria, ed è conosciuta come la casa dei manichini. Allora, io non so se abbiate mai sentito o letto articoli, sentito notizie su questa casa. È una casa che è abbandonata da 20 anni e è una casa che non è legata a nessuna storia di morti violente, storie particolari, non è costruita solo tra cimiteri abbandonati. L'unica cosa che è successa vicino a questa casa è stato nel 1800, mi pare 17 o 47, non mi ricordo, un grave incidente ferroviario, un treno deragliato, e sono morte 22 persone. Questa casa, se voi la vedete, è una casa nella quale ci sono dei manichini. Manichini che sono all'interno della casa, che sono sulla veranda, sono vestiti con gli abiti del 1800 e ogni giorno si spostano, ogni giorno cambiano vestiti, cambiano pettinature, appaiono all'alba e scompaiono di notte. Ci sono stati diversi appostamenti per capire se ci fosse qualcuno che li muovesse, che li spostasse, che li vestisse, ma nessuno è mai riuscito a vedere nulla o a scoprire di che cosa stia succedendo dentro quella casa. I vicini parlano di strani bagliori verdi che si vedono di notte attraverso le finestre della casa. Ci sono stati diversi appostamenti, ma nessuno è mai riuscito a capire o a scoprire chi o che cosa muova questi manichini. Si ama pensare che siano le anime di queste 22 persone che hanno deciso di continuare a vivere in quel luogo e insediarsi appunto in quella casa, ma nessuno ha mai scoperto effettivamente di cosa si tratta. E chiudo questo video comunicandovi che, e sicuramente molti di voi ce lo sapranno, è stata istituita una pagina che si chiama Solidarietà Digitale per questo periodo così insomma particolare, una pagina che raccoglie tutte le iniziative di solidarietà che vengono promosse da aziende o da società, iniziative che riguardano più che altro il digitale. Per esempio, Amazon ha dato la possibilità di abbonarsi a Prime Video gratuitamente, non so se per uno o due mesi. Mondadori ha dato la possibilità di scaricare degli ebook gratuitamente. Riporto quelle che interessano di più a chi di solito segue questo canale. Il Saggiatore, per esempio, ha dato la possibilità di scaricare ogni due giorni un ebook diverso. Anche questo ve l'ho già detto anche nelle storie, ma ve lo ricordo anche qui. Vi lascio il link in descrizione, dateci un'occhiata perché ci sono davvero tante bellissime iniziative. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Io vi mando virtualmente un grandissimo abbraccio. Se mi sentite tossire, non preoccupatevi, è la mia solita tosse asmatica che inizia verso marzo e me la porto avanti di solito fino a giugno. Dovrò andare di inalatore anche quest'anno. Ragazzi, io vi mando un grandissimo abbraccio virtuale e speriamo che questa situazione finisca presto, di poter uscire di nuovo, di fare una passeggiata, mangiare un gelato, quanto mi manca. Vi mando un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!